C'è il rammarico, come ha detto, perché mi ha preso gol a minuto dalla fine, ma ci teniamo la prestazione, ci teniamo la reazione che è stata importantissima. E sappiamo quello che valiamo, quello che siamo, quello che vogliamo. E per quanto riguarda lo stadio un po' vuoto, questo dispiace, ma rispettiamo i nostri tifosi, a cui chiediamo comunque sempre la totale vicinanza. E niente, purtroppo non è finita come volevamo, ma eravamo un passo dal prendere i 3 punti e niente, lavoreremo, vedremo cosa possiamo migliorare e cercheremo di non commettere più qualche distrazione nel finale. Con Manetta ci siamo trovati benissimo, un giocatore esperto, un giocatore forte che sicuramente ti dà una mano, ti dà fiducia, ti dà tranquillità. E Marco è davvero, davvero un grande ragazzo, oltre che grande giocatore e io sono orgoglioso, onorato di aver fatto l'esordio, no? Con questa maglia, la maglia del Messina, che è una maglia storica, una maglia importantissima, gloriosa. E mi sono trovato bene e spero di continuare su questa strada, sempre meglio, lavorare, lavorare e lavorare ancora. Era proprio questo a quello a cui mi riferivo, migliorare sulle distrazioni. Abbiamo preso 2 gol su palla inattiva, sicuramente c'è qualcosa da registrare, no? Da rivedere con il mister che è un maniacale del lavoro, andremo a studiare nei dettagli dove abbiamo sbagliato per non farci trovare impreparati la prossima volta. Magari non abbiamo attaccato la palla, no? Come proviamo di andare ad attaccare in avanti, l'abbiamo un attimino subita. Sul primo gol è stato bravo anche l'attaccante che ha preso il tempo a tutti, sul secondo magari potevamo fare un pochino meglio, però fa parte del gioco, fa parte del calcio, l'unica cosa che si può fare è guardare, riguardare, lavorare. Cercare di mettere a posto tutto ciò che è da mettere a posto, ecco. Sì, ho avuto un crampo al polpaccio destro, essendo difensore centrale, magari capitava una palla uno contro uno a tutto campo e avrei avuto magari difficoltà, quindi meglio stare in campo chi sta al 100%.